Dunque, racconti per ricominciare per me è una sorta di missione perché l'anno scorso nasceva ovviamente per ovvi motivi, per in qualche modo riassaporare dopo la pandemia, dopo la chiusura, riassaporare proprio il senso di libertà, libertà creativa, cioè avevamo proprio necessità di tornare a lavorare, di tornare a esprimerci con l'arte. E quest'anno l'ho riaccettato questo ruolo di regista, appunto di racconti per ricominciare, perché è giusto che in qualche modo io oggi mi occupi anche di giovani generazioni, di giovani emozioni, di giovani sensazioni, e per questo accetto con molta felicità questo progetto che secondo me comunque ha dentro di sé questa raccolta in qualche modo di grandi emozioni che più che mai servono per uscire e per aiutarci ad uscire da una sorta di momento anche molto drammatico, molto faticoso, e che solo attraverso l'arte secondo me noi possiamo riconsiderare la nostra vita una sorta di opera d'arte. Solo così possiamo far sì che la nostra vita possa respirare e quindi vivere.